No, ma viene bene, che tu mi lo riesci a prendere bene? Un po' più dietro. Ok. Buonasera a tutti, questa sera presso la Casa dei Popoli qui a Barano Rischia abbiamo l'onore di avere tra di noi un'altra artista isolana, Enrica Soligon. Buonasera. Enrica, è la prima volta che partecipi qui alla Casa dei Popoli? Certo, sì, è la prima volta. È da diversi anni che coltivi questa passione per l'arte? Da quanto tempo? Da piccola, però seriamente circa 5 anni fa. I tuoi quadri hanno sempre quasi paesaggi isolani, vero? Certo, amo il sud, amo Ischia e tutta la zona, quindi mi ispiro a queste. Per quanto riguarda progetti futuri sull'arte? Mi piacerebbe fare una personale, però ancora non sono pronta. Va bene. Abbastanza materiale. Un grosso in bocca al lupo allora la nostra Enrica Soligon. Grazie, per le sue mostre future. Grazie. Vox Ischitana presenta La Mancineide. Non sono principi. Bruno Mancini, non solo un nome. Pensiero tragico, stiletto al centro del mio centro, per me che ascolto Gilda, tra meridiana immobile e forse antichi flussi di misteri. Malie. Non più baldo dissacratore, scalzo su braci aculei, quando solstizio di desiderio per lei ristagna nell'apparire, simulacro di chi non fu. Io sì, la vidi singhiozzare, i battiti a milioni, sacrilegio di tutte le bestemmie e l'ideogramma dell'unica condanna, che siate maledetti. Nel fingere bucoliche attrazioni, nirvana, catechesi o piacea, ancora sommo offese e pentimenti dei miei di lui, dei miei di lei, forse violenze, o forse candeline sulle torte, e mi presento il conto, espresso in Babilonia di sfinge poliglotta, sensazioni, sentimenti, di mie passioni sfatte. Mentre su in cielo, un titolo a 6 colonne. Lui sarà mio. E si chiamava Ignazio.